Il problema del male. Non credo che esista un male oggettivo contrapposto al bene, che ci siano queste due realtà che ci vengono mandate da chissà dove. Però esiste un male, secondo me, che è un prodotto specifico dell'uomo. È qualcosa che l'uomo perpetra nei confronti del suo simile. E quando si perde quella dimensione della fratellanza, dell'uguaglianza, è quando l'uomo perseguita l'altro uomo, qualcuno si pone al di sopra di qualche altro e si prende il potere sull'altro, un potere di vita e di morte, di produrre una sofferenza gratuita, non necessaria, il potere di distruggere l'altro uomo, che è stata una presenza costante nei secoli, non è un qualcosa che ci viene mandato, è un qualcosa che sta nella coscienza, nella natura dell'uomo, nell'incapacità dell'uomo o degli uomini di raggiungere una dimensione di convivenza che permetta loro di capire che c'è posto per tutti, che c'è una dignità per tutti, che tutti sono, rispetto al mondo in cui vivono, nella stessa situazione, che tutti hanno gli stessi sentimenti, gli stessi dolori, soffrono per le stesse cose, amano le stesse cose, provano gli stessi bisogni. Quindi un male come sopraffazione, come imposizione di torture inutili. E a questo male spesso reagiamo, o si è reagito in maniera molto diversa. Si reagisce con la vendetta, con l'odio, con la voglia di distruggere l'avversario, con la voglia di punire. Ed è la nostra posizione nei confronti di questa situazione che spesso ci condiziona, a volte ci rende anche diversi, condiziona anche la nostra ideologia, il nostro modo di sentire. Poi c'è un altro atteggiamento di chi vive il male, di chi è perseguitato, di chi è vittima, di trasferire sugli altri la propria sofferenza. È quello di narrare nei minimi particolari, in tutto quello che è la dimensione quotidiana della propria sofferenza, la privazione, il dolore, la perfidia che si vive ogni giorno, di raccontarlo in modo tale che questo provochi sugli altri un sentimento di sdegno, di compassione, che faccia capire agli altri fino a dove l'uomo, quando si comporta da bestia, o anzi peggio che da bestia, può arrivare. E questo modo di raccontare alla fine diventa un qualcosa dal quale ci si vuol distaccare perché non si sopporta più, perché questa dimensione, come dire, richiede a noi di rimuoverla. Da medico è come se nel momento in cui sei in una realtà dove ti confronti con il dolore quotidiano delle persone, ti identificassi continuamente nel dolore di queste persone, non potresti più fare il tuo lavoro, non potresti più vivere. Per sopravvivere, per continuare a fare quello che fai, tu devi in qualche modo distaccarti, almeno emotivamente, da quella che è la realtà in cui vivi, e cercare di vederla come qualcosa che non ti tocca, perché altrimenti non potresti più vivere neanche tu, saresti sommerso dal dolore. E questa non è la posizione che permette poi di agire. Ecco allora che ci sono dei modi di rappresentare il dolore, la sofferenza, l'odio, il male, che permettono di superare questo gradino. E da questo punto di vista c'è un personaggio che ha scritto poi un'unica opera, i suoi diari, insomma, che è Etty Hillesum, che ci dà la
la dimostrazione, poi insomma, è una persona che l'ha vissuta da dentro e che c'è morta a 29 anni, di come si può vivere nel male, cioè quindi da vittima di questa persecuzione, senza lasciarsi condizionare completamente. Si può vivere dentro il male, circondati dal male, senza permettere che questo male si impadronisca del proprio cuore, non permettendo quindi il totale annientamento della propria persona da parte del male, evitando di comunicare soltanto il proprio fastidio, le proprie paure, la propria amarezza, che probabilmente non verrà capita o verrà capita solo in parte, oppure verrà in qualche modo rimossa, ma invece si può continuare a vivere nel male e anche a contatto con la morte, cosa di cui Etienne è la prova tangibile, continuando a lavorare e a vivere con la stessa convinzione e trovando anche in questa condizione la vita ricca di significato. E questo lei dice aiutando Dio ad aiutarti, abbandonandosi quindi in Dio senza la necessità di riconoscere una specifica confessione di fede. Cosa dice in un frammento del suo diario? Trovo bella la vita e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. E questo finché era prigioniera. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma non è grave. Dobbiamo prendere sul serio il nostro lato serio. Il resto allora verrà da sé e lavorare se stessi non è proprio una forma di individualismo malaticcio. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso. Se ognuno si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, ci avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo. È l'unica soluzione possibile e così potrai continuare per pagine e pagine. Quel pezzetto di eternità che ci portiamo dentro può essere espresso in una parola come in 10 volumi. Sono una persona felice e lodo questa vita. La lodo proprio nell'anno del Signore 1942, l'ennesimo anno di guerra, e noi sappiamo che poi nel 1943 lei verrà uccisa nei primi giorni del suo deportamento ad Auschwitz, a 29 anni. Questi diari, che poi sono l'unica opera che ci è rimasta di questa persona assolutamente, come dire, innovatrice per l'elaborazione che fa di un nuovo modo di pensare al male e quindi di un nuovo modo di intendere anche le relazioni tra gli uomini. Quest'unica opera sono i suoi diari, un'opera corposa di per sé, sono più di 800 pagine. E allora il mio invito è quello di riscoprire in questo giorno della memoria, questo personaggio, e possibilmente di leggere quello che questo personaggio ci ha lasciato, con la convinzione che da questa lettura si potrà avere una nuova visione, una capacità nuova di elaborare anche il dolore, la sofferenza. Cioè, questa lettura sarà capace di migliorare il nostro immaginario nei confronti del male in generale. Male vuol dire qualcosa che l'uomo perpetra nei confronti di se stesso, non è un'entità astratta, secondo me. Ma anche nei confronti, appunto, quindi del male che subiamo, della violenza che subiamo, dei soprusi che subiamo, sarà possibile attraverso questa lettura avere un'elaborazione nuova, un nuovo immaginario che ci sarà, ci renderà più capaci di una visione non più così
automatica, di riflessa, no? Di vendetta, di odio, insomma. E quindi ci renderà forse anche più liberi. E in questa giornata della memoria, nella quale forse siamo anche un po' stanchi di vederci buttare lì le immagini crude del dolore, no? I corpi massacrati, i mucchi di cadaveri, le immagini della fame, gli scheletri umani. In questa giornata riscopriamo anche un modo di pensare, secondo me, di elaborare, che non è un modo astratto, è un modo di chi sa che tra poco sarà anche lui vittima nello stesso modo di come tutte le vittime, farà lo stesso percorso. E questo ci porta anche a capire come potremo essere in grado di elaborare, se non vogliamo chiamarlo male, chiamiamolo dolore, ma di elaborare tutte le altre forme di dolore che comunque gravano, pendono sulla nostra esistenza, da qualsiasi parte. E quindi ci renderà più forti, più capaci di credere in noi stessi. Etty Hillesum, Diari. Li potrete anche scaricare dal web. Vi lascio qui sotto il link dal quale potrete eventualmente scaricarli, e dei quali consiglio caldamente la lettura. Anche a brani non è necessario. Premetto che è una lettura nella quale, o durante la quale, non è possibile non commuoversi. Sono pagine che ci mettono alla prova. Metto anche il link di due conferenze che illustrano questo personaggio e che quindi permettono di capirlo un po' di più, insomma, no? Almeno di farsene una rappresentazione, che potete trovare ugualmente qui su YouTube, in modo che anche questo giorno della commemorazione della memoria sia un giorno che ci lascia qualcosa di più, sia un giorno anche che ci permetta di conoscere e di elaborare un nuovo sentimento, un nuovo immaginario nei confronti del dolore e nei confronti della nostra capacità di reagire o di vivere nel dolore. Un saluto. Grazie.